azienda, state bene assente. Il pullman parte all'8 e mezzo da Piazza Roma. Oh, mi raccomando, puntualità, perché hanno detto che stavolta è una aspettano, E qua guardi me. No, e tanto è colpa mia se l'ultima volta e si stava per venire via il bimbo mi fece uno strangulione e si fece tardi. E vedrai la colpa mia non è, perché vedrai se il bimbo la sera si sfa di bevute. Poi, vabbè, ma dici a me, ma cavolo, Lulia. Che ti vai e portani rispetto a Neto, ha ragione. E la devi smettere di andare in baracchino tra amici briai. Ora quest'anno c'hai l'esame, voglio vedere cosa ne racconti a quella omissione, come si fa Margarita. No, dobbiamo dirne, vai, a casa di figliola fa fisso tardi. Se le vede ragazzi mi gira male, sai cosa faccio? Vado lì ragazzi e la porto via, sono di collettore. Ma ci voglio essere anch'io, così poi la tua moglie ti rifà a nuovo. Cosa vorresti dirti? Che la mia moglie mi mette i piedi in capo? No, fosse il male dei piedi. E ti mette male le mani nel muso. Ora lo sai, mi ci trova, provassile. Dovessi azzardarsi la butto fuori di asa, Ascolta, sentite bene, allora. Siamo quattro pulmi. Va bene. Durante il viaggio, il presidente del club ci dà i biglietti. Te Valerio li smarchi e lui li distribuisce, va bene? Capito, Valerio? Vabbè, dici a me. Cavolo, Lulia. Mi dice a te, sì, ha detto a te, Neto. Ti diceva i biglietti li dà il presidente del club e te mi dai la mano a spuntarmi sull'elenco. Ah, palle, non c'ho mia voglia. Ah no? Allora sa fa, non ci vieni a Treviso, ci siamo belle al posto. Vai, sempre affaiati. Vai, che ti darei a bene, vai. Oh, a proposito, Mario, il rotolo di cartigiani alla presidente? No, 50 pacchi nuovi di pacca. Ma perché? Quanto vedete qua? Ma ti è tipo io, ma le rotole di Artigiani servono come stelle filanti per le coreografie all'ingresso dei giocatori in campo, senti questo io. Ma ascolta, ma dove l'hai presi? No, e l'ho fregato al deposito del leonomato del comune. Bravo, no, ha fatto pino bene, no. Bravo una sema, no. Se tu vuoi poi chi la paga per la roba lì? Noi collici. Sì, è vero, ma noi, ma divisi tra tutti i tifosi e gli sportivi del mitico Livorno, ragazzi, alziamoci perché ne posso più. Chi non salta un pisano, chi non salta un pisano, Igor Protti. Oh ragazzi, ma avete sentito se ha detto Bozze Iaconi? Ha detto si vincano tutte e tre le ultime. Una si è già vinta, se si vince la prossima. E siamo in Serie B! Valerio! Te Livorno in Serie B e non l'hai mai vista, ma noi sì. Era bomba 10 anni, ma cavolo! Ti diceva te Livorno in Serie B l'ha mai visto, noi sì! Ragazzi, vi ricordate il squadro di poi? Allora, Lessi, Garzelli, Santo, Albrici, Perché Ulisse Guartieri, il Caleffi, il Papadopulo. Sentite questa formazione via. Gori, Baiardo, Martini, E il Gori levava tutti i sassini davanti alla porta, O perché? Il mito Rigotto? Rigotto era dovessimo anch'io, ragazzi. Era piccolo tra cagnotte, ma e ti sgusciava, pareva un'anguilla, ragazzi. Senza dimenticare il mitico Bellinelli, Oh, lui, Santon, Baiardo e Nastaso, e sono rimasti a Livorno anche dopo la fine della carriera di sportivi. Tanto ci si sta gavinosi a Livorno. Oh, ma guarda, mia solo giocatori, sai? Anche altra gente, tipo dei ammiragli, prefetti, vestore, questa gente lì, quando finisce la carriera, tanti di questi lì quando vanno in pensione poi un panonazzo a Livorno e rimangano lì. Ragazzi, ce ne avremo di feste a Livorno, Ma come ci si sta? Ragazzi, come ci si sta? Però Beppe, senza andare tanto lontano, ma perché Protti non c'ha la moglie cinese? No, c'è la moglie cinese. Lo sapevo mia. Tu sei capito, no cinese, c'è cinese di Cesare, qua è proprio priavo lui. Vabbè, ma dici a me, cavolo lui è. Fuori imbecille, ragazzi, te. E ricordatelo, la violenza è stupido. Sì, da cretini, imbecille. Buon ragazzi, io... Lascialo stare. Ascolta, deve crescere, deve maturare. Ma maturare, ma lui lì fra poina è marcio.
Oh, ricordatelo bene, mettiti nel ceppione. Se voci, io ti sto a lavorare dal mio cino meccanico, eh. Ma che Luciano, perché c'ha la bottega d'origine? Ma perché lo Luciano? Mi ha risistemato il furgoncino da mio fratello. Ah, ma chi Riccardo? Oh, Simone. Ah, Simone, quello che andava a scuola con la minora. Ah, tu non era Federica? No, Cinzia. Ma che Cinzia, quella che lavorava dalla pettinatrice? No, lo usci. Visto a casa mia fa vedere la mia nonna inferma. No, ma chi è Solino? No, lo usci. È stata la maestra di mio fratello. Ma chi è Alberto? No, Stefanino. Chi è Stefanino? Quello già va a tennis col mio cugino. Il tuo cugino Francesco? No, Luchino. Ah, Luchino, quello vende l'intimo maschile. No, Luchino non è già. Ma se devi fare mandate il manicomio, oh, poi sono le donne a spillaccherà. Si parla della partita, te. Ovviamente che cosa di giusto lo dici. No, sì. Boh, ma dici a me. Cavolo, alleluia. Infatti mi pareva. Come l'ho detto? Ma da io ti sopporto più, eh. Ascoltami bene. Ora te, dopo Treviso, un ti muovi più di Asa, va bene? Ma cosa ho fatto, Roy? Ma no, cosa ho fatto? Cosa non hai fatto? Allora, fai sempre tardi la sera, non studi nulla, sei suonato tutto il giorno, ma ti farà neanche qualche canna, No, vabbè, no. Le anne no. Vivi qualche spinello, ma le anne no. Spinello, appunto, no. Se no che ti fosse vero sarebbe. Ridi anche. Ho fatto sì. Guarda, io te lo giuro, lasci stare. E tanto si sa che i giovani di oggi via via qualche canna se la fanno. Oh, hai visto il Curva Nord? E un ci si sta dal puzzo. Ecco, ma io pagherei a sapere chi te le offre. Ma chi te li dà vaini per quei troiai? Oh, vabbè, sapessi, sì, è uno spinello ogni morte di papa, un po' di imbecille, ragazzi. Vai, via, ragazzi, cambiamo discorso, via. Vai, meglio. Allora, durante il viaggio è prevista una sosta all'autogrill Cantagallo di Bologna. Ah. Però occhio, Date un'occhiata a quei ragazzotti che non facciano come sempre, che fanno sparire tutto, Perché a me mi è ancora passata quella volta che i carabinieri ci fermarono in mezzo alla tua strada e ci perquisirono da quelle borse sorti di fuori di tutto, E la figuretta si è fatta. E poi sui giornali tifosi livornesi svaligiano l'autogrill. Bellinesi, che figura di merda. Ragazzi, ma ve ne ricordate questa sortita a quelli tutto. C'era di tutto. Presciutti, salami, cioccolate, formaggi, ma poi Dio, anche una valanga di troiaini, di roba inutile, sì, tanto per il gusto di roba. Abbiamo un discorso, se no qui c'è sorte. Siamo in tribuna o curva? Curva. Ah, curva la solita vela dell'altra volta. Vai. Speriamo ci porti bene. Oh ragazzi, io ho tutto un film in cervello. Tipo, sai, mancano 5 minuti alla fine, si sta tipo 1-1, lancio lungo su Igor controlla, tiro, go! E noi ragazzi si viene quasi di sotto dalle gradinate, e lui si arrampia sulla rete di recinzione. Ti rendi conto di bellezza, che goduria sarebbe. Neto, la tua bocca dicesse il vero. Il problema è assai se si pareggia, e poi te lo dico, c'è da soffrire qui con l'Arzano. Ma sei all'Arzano? Ma di dove sono? Sono di Atalanta, lì, come l'Albino Leff. Albino Leff. E il nome di merda già con la squadra lì, oh. Albino Leff. A me mi sa di scurreggia di uno tutto bianco di me. Comunque ragazzi, io me lo sento scivolare. Quest'anno è l'anno buono. E tanto si è patito lo stecco. Ma ve lo ricordate a Perugia? A Perugia. Fischio finale dell'arbitro, accidente a lui di Gabriele. Dopo un secondo fumogeni a ronde madre. Oh, tornai a Livorno e c'aveva l'occhio di ciccia. Perché l'anno dopo con il Como, vi ricordate il Como? Ragazzi, io non ci potevo andare a Como e guardare la partita a maxi schermo allo stadio, no? C'era Riccardo, si moriva. Ragazzi, tutto il tempo si tende la paletti, non si parla la metà a campo. Alla fine ti vincono 1-0 loro. E torna a casa, stia di 3 giorni senza parlare con nessuno. Ma mia moglie si preoccupò. Sa se voleva fare? Mi voleva andare da Cassano, mi voleva andare. Ma chi è il giocatore? Ignorante, ma lo psichiatra, ma il giocatore! Ah, stavo a sentire. Comunque l'aveva buttata di fuori la tua moglie. Una visitina da Cassano non ti farebbe male. Capito, alla grazia di Osa, ha parlato Zichi che o te, se c'era sempre a Volterra, ti davano 3 Napoleoni di resto, ti davano. Sì, Cassano, Volterra, ma cadite, ma siete di fuori. Via Valerio, ma te stai una sema adesso al mondo, vieni. Oh ragazzi, una proposta. Se si vince, si dovesse vincere, grossa ribottona via crepe, va bene? Giuliano, stai tranquillo. Fermati te.
d'accordo, però senza le mogli fra oglioni, certo, chiaro? Senza le mogli fra oglioni, garantito. De. De. Senza fra oglioni. De. E se poi la mia si incazza? Ma come? Ma te ne rivela il mistio cavi il pedatone nero, come la buttavi fuori di asta? Cioè, no, se devi comandare di morto te a casa tua. Cosa ci dobbiamo comandare? Non si ragiona, poi... E poi decide lei, vero? E ti sei marringonellato, oridiolo. C'è il telefono tuo, no. Ora rispondo, non mia furia io, se hanno furia si avviano. Capito? Ma fammi ricco il prossimo. Mancherebbe anche il telefono, guarda, vieni. Porca, vieni. Pronto, Mara? Sono incondellato! Sì! No, 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 no! Sono incondellato! Sì, no, diamo, liberi con me, sì! Sì, però... Sì, no, ma cosa ti vuoi scrivere? Me ne ricordo! Allora, il latte, due latte, Mara! Vai, 5 minuti d'orologio, te lo giuro, sono a casa! Vai! Ciao, ciao! Chi è che è incondellato? Ciao, Mattietti, vieni, andiamo, mamma ci aspetta, muoviti! Ma vieni, ma pensi al capo, ma te ne vai un po'! Oh, 8:30 Piazza Roma, buona notte. Beh, no, ecco il telefonino. No, mi aspetta, è tuo. Buona mia, ragazzi. Dico, buona moglie. Pronto, Lucia? E ti rivengo via. Ma ti rivengo via. Sono già via, ti vengo via. Che cazzo? Ti devi stare a cazzare. Vengo via, ti vengo via. Ciao, ciao. Giornato di salita. Giù la massa, mi fa un bel misterino. Ascolta, ragazzi, mi fa pazienza. Allora, 8:30 Piazza Roma, siamo sicuri, vero? Scusa, ma questa lì, ragazzi, quando scassa, lo scassa. Ragazzi, giù la massa. Alice, magari tu mi potessi telefonare per dirmi di venire subito a casa. Di volata ci per lei. Di volata. Finché vivrò, canterò, forza vivo, canterò, forza vivo, canterò, finché vivrò, canterò, forza vivo, canterò, forza vivo, canterò, finché vivrò, finché vivrò. Alteri di testa per Strozzi, solo davanti a Fortin, rete del Livorno, rete del Livorno, Igor Strozzi, gol del Livorno, Igor Strozzi. È fatto, il Livorno è pronto a tornare in Serie B da dove manca da 30 anni. L'ultima partita con l'Alzano è una formalità, serve a far festa e a regalare altri due splendidi gol a Re Igor. Il gol al quale sono legato in maniera assoluta, al quale sono più legato, è proprio questo gol di Treviso. È quello che ha infranto una maledizione, infranto un tabù, perché lì abbiamo capito di avercela fatta. E mancavano veramente pochissimi minuti alla fine, le energie venivano meno, la tensione cominciava ad avere il sopravvento. Cercavamo in tutti i modi di segnare questo secondo gol che sembrava non volesse arrivare. E questa azione ce l'ho impressa nella memoria. Non vista dalla telecamera, che tra l'altro mi ha permesso di rivedermelo tantissime volte, ma ce l'ho proprio impressa nella memoria, vissuta da dentro il campo. Ho proprio impresse le immagini di mezzanotte, che la palla al piede lancia verso Alteri e io scatto verso Fortine quando la palla entra. E poi la nostra marea di gente impazzita di gioia. Credo che sia veramente il massimo che può
provare un calciatore, quindi augurerei a tutti quanti di provare quello che ho provato io quel giorno.